Benvenuti a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. L'organo legislativo regionale ha puntato i fari accesi sulla politica estera internazionale, i delicati equilibri tra Mosca e l'Europa, puntando un faro su un paese considerato l'ultima dittatura del vecchio continente, la Bielorussia. Si è tenuto a Palazzo del Pegaso il convegno Belarus, oppressa ma viva, con l'obiettivo di dare voce a chi non ne ha come il popolo bielorusso da anni, vittima di una pesante oppressione da parte del regime. In Bielorussia dal 1994 vige un regime guidato ininterrottamente da Alexander Lukashenko. Le elezioni svoltesi da allora non sono mai state riconosciute come libere dall'Ocse e in occasione di quelle del 2020 sono state forti le denunce di brogli nel Paese. La brutale repressione delle manifestazioni con migliaia di arresti ha portato a sanzioni da parte dell'Unione Europea. Noi abbiamo sempre voluto, dall'inizio della legislatura, dare voce a chi ha meno voce. Oggi vogliamo essere a fianco del popolo bielorusso che in questi anni sta vivendo una pesante oppressione da parte del regime che ormai lo guida da 26 anni. La Bielorussia è parte dell'Europa e noi vogliamo costruire un'Europa più forte, un'Europa che sappia allargarsi, un'Europa che sappia dare a tutti più diritti, più opportunità. Quello che sta accadendo, specialmente dopo le elezioni del 2020, è qualcosa di profondamente drammatico e noi non possiamo voltarci dall'altra parte. Dobbiamo essere al fianco del popolo bielorusso che combatte per la libertà, che combatte per più diritti. A sottolineare il legame tra l'Europa e la Bielorussia è stata la stessa Julia Iukno, rifugiata politica, rappresentante dell'Ambasciata Popolare della Bielorussia, vive in Italia da due anni e ha recentemente fondato a Firenze l'associazione Talaca di cui è presidente. Sì, è molto importante per la Belarus, per la Belarus come noi chiamiamo il nostro paese e per me stessa, per il nostro popolo, per tutti quanti che stanno scappando dal, dalla Belarus ora e che cercano l'aiuto eh, nei vari paesi, anche in Italia. Io sono, sono scappata due anni fa dal mio paese, sono arrivata eh, prima in Polonia, poi sono arrivata in Italia. E, um, ad agosto l'anno scorso ho fatto la richiesta della protezione internazionale e a febbraio quest'anno ho ricevuto i documenti, allora ufficialmente sono rifugiata politica. Poi ho fondato qui un'associazione che si chiama Talacan. Che si occuperà del, delle attività umanitarie, dei progetti eh, culturali e anche delle attività politiche. E anche io sono rappresentante dell'Ambasciata Popolare Bielorussa in Italia, che è un'ambasciata che eh, si occuperà anche delle attività per i bielorussi che non possono andare in ambasciata ufficiale per certi motivi. Sono stata perseguitata, sono stata due volte in carcere e dopo la seconda volta ho deciso che forse è meglio andare via e se, perché se no potrei finire in carcere per 5-10 anni per l'attività che facevo che era l'attività abbastanza semplice. Cioè io univo la gente e questo era la mia, il mio obiettivo, cioè unire la uh, nazione. Per questo però da noi ti, ti mettono in prigione, Anche, cioè, la prima volta sono stata messa in prigione per il braccialetto bianco-rosso-bianco -bianco e l'altra volta chissà perché sono arrivati i KGB. E niente, senza motivo. Credo che sia assolutamente necessario per una regione e un Consiglio come il nostro di avere queste informazioni per orientare anche le proprie valutazioni e eventualmente anche una produzione normativa e di atti che vada nell'interesse ovviamente generale, quindi un convegno sicuramente significativo. A margine del convegno, la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picerno ha dichiarato di essere al fianco dei dissidenti bielorussi a coloro che ogni giorno lottano contro un feroce dittatore che presta fianco e territorio a Putin. Torano, piccola frazione del comune di Carrara, torna ad illuminarsi con il suo festival estivo quest'anno dedicato a Collodi. Torano sarà quest'estate come il paese dei balocchi, anniversario importante per la manifestazione che si svolge nel Borgo, frazione di Carrara, dal 27 luglio al 13 di agosto e presentata nella sede del Consiglio regionale a Palazzo del Pegaso. Torano, notte e giorno, sarà dedicata a Carlo Collodi e a Pinocchio, e non a caso per la venticinquesima edizione sono 25 le opere selezionate per animare le strade, le piazze, ma anche le cantine del Borgo Toscano. Mi ha molto stupito eh, di conoscere questa manifestazione della quale sapevo poco e approfondire un po' perché negli anni sono cresciuti i linguaggi espressivi, sono cresciuti eh, diciamo, gli oggetti, gli argomenti di cui il Festival di Torano si, si fa carico, spaziando in tutto il caleidoscopio degli elementi della cittadinanza, i diritti civili, i diritti di cittadinanza. I temi più scottanti della cronaca, il tema delicatissimo del femminicidio e della violenza contro le donne. Insomma, una manifestazione che ha fatto del far festa e dell'aprirsi dell al pubblico una ragione di impegno civile con i temi che tratta e con gli artisti che ospita. Gli artisti selezionati sono stati invitati dalla direttrice artistica ad ispirarsi in chiave contemporanea al trentesimo capitolo della fiaba del burattino più famoso del mondo, specchio di quel metaverso fatto di giochi, libertà, ozio e spensieratezza che eleva Pinocchio a metafora dell'umanità. Sculture, installazioni, dipinti ed opere si fanno largo in piazzette, aie, vicoli e scantinati aperti, l'occasione per raccontare con linguaggi, forme e modi tra i più diversi la ricca simbologia del lungo viaggio di Pinocchio che lo trasformerà da burattino in bambino. Un esperimento coraggioso quello della direttrice artistica di Torano Notte e Giorno che diventa addirittura ardito con l'omaggio alla regina dei Pua, la favola vivente Yaoi Kusama, artista giapponese, icona della pop art. Torano Notte Giorno è famoso ormai per le esposizioni, le installazioni di opere d'arte e il concorso che è collegato a queste installazioni, ma in realtà è l'occasione nell'arco quasi di un mese per tutta una serie di iniziative culturali e non solo che animano veramente questo borgo e sono in grado di attrarre tantissime persone anche da fuori la nostra provincia. Credo che sia dovere per le istituzioni sostenere Iniziative come queste, portarle anche alla ribalta. Non solo arte in senso stretto, a fianco dell'esposizione, en plein air, che caratterizza dal 1999 la rassegna. Confermata la terza edizione della residenza d'artista Bernardo Rossi, il convegno Rispettiamoci, quest'anno incentrato sul tema delle prigioni fuori e dentro. All'inizio erano partiti 25 anni fa esponendo solamente sculture in marmo, perciò dedicando pienamente la cultura a quello che c'è a Carrara, all'oro bianco proprio che nasce dalle nostre montagne. Io arrivo nel 2015, stravolgo un pochino. La manifestazione e la, e la apro all'arte contemporanea. Quest'anno il tema è dedicato a um, Pinocchio e soprattutto al paese dei Balocchi e quello che voleva significare, perciò, è libera interpretazione, non solo divertimento. Il paese sarà un enorme uh, paese dei Balocchi con all'interno varie uh, opere di vari artisti che hanno. Trasformato questo paese dei balocchi anche in uh, discorsi sul sociale, comunque, anche un pochino eh, entrando più in quello che è eh, il sogno, no? la vita reale, cosa ci ritroviamo poi, no? è una bella allegoria comunque. È considerato probabilmente il musicista più famoso di tutti i tempi, il violoncellista sicuramente. Parliamo di Paganini, che aveva rapporti con eh, dei suoi colleghi musicisti a Livorno. Il tutto viene sottolineato in un libro presentato in consiglio regionale. Niccolò Paganini e Livorno, le sue attività artistiche in città, i rapporti con i musicisti labronici, i soggiorni per le cure, a ricostruire questa parte della biografia del celebre violinista attraverso un'attenta e rigorosa ricerca documentale è il volume Paganini e Livorno di Massimo Signorini, presentato alla Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo dove è intervenuto il consigliere regionale Francesco Gazzetti. Sono molto contento della presentazione di questo libro a Firenze, in questo luogo così importante e significativo, anche perché è la testimonianza di un lavoro di valorizzazione di personaggi, fatti e anche di una storia che è quella di una città di Livorno che nel corso dei secoli è stata al centro di tante vicende e soprattutto ha ospitato per le sue caratteristiche anche situazioni molto particolari che, grazie al grande lavoro del maestro Signorini per quanto riguarda la vicenda del famosissimo Paganini, emergono in questo libro e che testimoniano proprio anche questa natura internazionale della città di Livorno. L'autore, concertista di Fisarmonica e docente presso il Conservatorio di Avellino, ha spulciato per otto anni carte e documenti dell'Archivio di Stato di Livorno, di Lucca e della Biblioteca di Iesi, per dare vita a quella che lui stesso ha definito una sorta di catalogazione, di documentazione certa, di quelle che sono state le accademie per violino, per grande orchestra e i vissuti di Paganini a Livorno nel 1805, nel 1810, 1818 e nel 1827. Ciò permette di fare finalmente chiarezza rispetto alle precedenti pubblicazioni, addirittura di tardo 800, in cui si parla di Paganini a Livorno per sentito dire, senza alcun supporto documentale. Il libro è una ricerca che nasce otto anni fa e questo libro permette di portare una luce di chiarezza a tutte quelle che erano state le precedenti pubblicazioni addirittura di Tardo 800 in cui Livorno veniva chiamata in causa con l'autore Paganini, eh, però con eh, un modo di dire, di dire per sentito dire. Quindi in questo libro invece è una sorta di catalogazione, di documentazione certa di quelle che sono state le accademie per violino, per grande orchestra, eh, i vissuti di Paganini a Livorno. Eh, quindi nei vari momenti, nel 1805, nel 1810, 1818, 1827, altra cosa importante è il legame tra Livorno e altri musicisti del, del tempo, quindi con Ferdinando Carulli, Filippo Gragnani, eh, Alessandro Gnecco, che era il maestro di Paganini, eh, anche di Pietro Nardini, Cambini, che erano tutti musicisti livornesi che proprio inizio 800 erano insieme nella città di Livorno. Ultima cosa, Livorno era per Paganini anche una città in cui veniva a curarsi perché era affetto dalla sicurezza sindrome di Marfan e quindi aveva la possibilità di curarsi con questi bagni di acqua calda o acqua di mare e per curare appunto questa malattia degenerativa delle ossa. Un appuntamento itinerante che torna ancora una volta con la sua magia tra le bellezze e i paesaggi di Prato, la manifestazione che porta il nome di It Prato è pronta di nuovo a meravigliare con gioielli dell'enogastronomia locale. Due serate per scoprire e assaporare le prelibatezze enogastronomiche di chef e maestri pasticceri pratesi in location di eccezione, i tre bellissimi e suggestivi chiostri della chiesa di San Domenico, di Sant'Agostino e del Duomo. Sarà possibile lunedì 3 e martedì 4 luglio quando dalle 19 alle 24 andrà in scena la seconda edizione di It Prato da chiostro a chiostro. L'iniziativa promossa da Confesercenti Prato quest'anno si inserisce nel programma degli eventi di It Prato a seguito dell'accordo quadro con il Comune di Prato, oltre che di Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Union Camere Toscana, con l'obiettivo comune di promuovere e valorizzare le produzioni enogastronomiche di qualità del territorio e di consolidarne la vocazione turistica. Un'iniziativa in cui si tiene insieme arte, storia, cultura, bellezza, la nostra tradizione, il buon cibo, i prodotti che nascono nel nostro territorio. Si fanno conoscere le migliori eccellenze culinarie di Prato, si fanno conoscere i prodotti del territorio. Insomma, un'iniziativa che ha coinvolto davvero tantissima gente, un'iniziativa eh, che viene ripetuta perché ha funzionato. Ecco, penso che iniziative come queste debbano avere il sostegno eh, del Consiglio regionale perché, dove si prova a raccontare la Toscana più bella, noi dobbiamo esserci. Torna It Prato da chiostro a chiostro con diverse novità: eh, la più importante è quella che si inserisce quest'anno nel cartellone di It Prato in collaborazione con il Comune di Prato e quindi è una collaborazione molto importante per quanto ci riguarda. Eh, Nell'organizzazione ci sono alcune novità, la più importante è quella che introduciamo un chiostro in più, che è il chiostro di Sant'Agostino, che va ad aggiungersi al chiostro di San Domenico e al chiostro del Duomo. Quindi una rassegna enogastronomica eh, che vedrà 11 ristoratori che saranno nel chiostro di, di San Domenico, a cui si aggiungerà il meglio della pasticceria pratese e aggiungerei italiana con quattro pasticceri famosi, eh, appunto pratesi, eh, e in Sant'Agostino avremo eh, appunto le bevande le, e quindi vini locali e birre locali. La cosa che mi preme anche sottolineare è che appunto al, oltre all'enogastronomia vogliamo appunto, eh, dare risalto anche a dei luoghi bellissimi di Prato che sono appunto i chiostri eh, dove realizziamo l'iniziativa e tra l'altro specialmente il chiostro del Duomo e il chiostro di Sant'Agostino sono, sono luoghi poco accessibili normalmente e sono bellissimi. Quindi oltre alla curiosità di assaggiare i piatti e le bevande eh, prelibate eh, c'è anche la curiosità di andare a vedere questi luoghi molto belli. Noi abbiamo fatto una scelta quest'anno di tenere dentro il contenitore di Prato quelli che sono gli eventi più importanti, più significativi e legati all'enogastronomia della nostra città. D'Acchiostro a Chiostro è stata una bellissima esperienza l'anno scorso, quest'anno torna, fra l'altro, ampliando. Il, il proprio perimetro, anche coinvolgendo Piazza Sant'Agostino e l'anno scorso non c'era, eh, tanti, tantissimi diciamo, eh, esercenti che vengono coinvolti, tantissime attività che vengono coinvolti, la pasticceria, insomma, è un bellissimo modo per scoprire i nostri meravigliosi chiostri mangiando delle cose buonissime, eh, per noi è anche una forma di conoscenza, di far conoscere le specialità del nostro territorio, far conoscere i nostri ristoratori, far conoscere le bellezze della nostra città. Crediamo che su questo il lavoro che abbiamo fatto insieme a Confesercenti e che facciamo anche insieme a Confcommercio sia un lavoro importante e appunto racchiudendolo dentro questo contenitore così significativo per noi dargli ulteriore slancio, ulteriore forza. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.